Un mondo che si trasforma rapidamente, luoghi di lavoro che si trasformano, esigenze della produzione che chiedono una nuova mentalità, un nuovo approccio al sindacato per una migliore rappresentanza, devono trovare innanzitutto una trasformazione all'interno del sindacato. Noi con queste assemblee organizzative stiamo rideterminando non solo la struttura interna per renderla più efficace e più efficiente, ma stiamo riorientando l'azione strategica nel migliorare la nostra offerta associativa per andare soprattutto a concentrarsi su quei segmenti della popolazione che oggi sono un po' lontani dal sindacato, in primis quelli che sono i giovani, non i giovani che sono all'interno dei luoghi di lavoro, ma soprattutto i giovani che sono al di fuori del luogo di lavoro. Valorizzeremo anche quello che è il posizionamento della nostra confederazione in ogni territorio, andremo a rafforzare le nostre unioni sindacali comunali che devono diventare non solo un centro strategico per l'erogazione dei servizi all'utenza, ma e soprattutto un luogo della contrattazione territoriale. Dobbiamo costruire un sindacato che sappia contrattare sia nei luoghi di lavoro e sia nei territori. La priorità del sindacato sul territorio è quello di essere interlocutore sia a livello istituzionale e sia per quanto riguarda la popolazione, le persone che abitano un territorio con i loro bisogni. Noi pensiamo con questa assemblea organizzativa di rinforzare il territorio in modo tale che tutte le vertenze che riguardano le famiglie dei lavoratori nel luogo in cui abitano vengano assunte dal sindacato, anche in una interlocuzione forte con le istituzioni, così come pensiamo che la contrattazione si debba rafforzare sul secondo livello, quindi a livello aziendale, di conseguenza sul territorio i delegati delle federazioni diventano il nucleo centrale rispetto alla contrattazione. Quindi noi pensiamo a un sindacato a tutto tondo che si occupi sia dei problemi sociali, sanitari del territorio e anche si occupi appunto delle crisi, ma soprattutto dello sviluppo delle aziende territoriali.